Buongiorno, oggi ho il piacere di spiegarvi come possiamo fare un bellissimo beauty party con i nostri clienti per farci conoscere o con i nostri amici. Allora, cosa ci servirà? Prima di tutto ci servirà un foglio, se siamo a tu per tu con la persona, dove la persona potrà mettere il voto alle creme che proverà e i nominativi che ha piacere di darci per regalarlo ai suoi amici. Poi ci servirà una piccola bacinellina con dell'acqua tiepida, una fascia che può essere sostituita per esempio con queste che sono più igieniche e possiamo igienizzarle ogni volta che le utilizziamo. Io userò questa perché è mia, personale, e quindi mi verrà benissimo utilizzarla in questa occasione. Ci serviranno delle creme, ora le vediamo. Quindi basteranno quattro creme di Herbalife. Abbiamo uno scrub agli agrumi, la maschera che va messa subito dopo all'argilla, il tonico per chiudere i pori e la crema idratante finale. Se vogliamo dare un tocco proprio artistico finale, la crema mani e corpo. Ok? Poi un'altra cosa importante, dobbiamo avere del cotone, perché il cotone ci permette di togliere i residui. Detto questo, diciamo che se abbiamo una penna abbiamo tutto quello che ci serve. Ora io farò la presentazione chiaramente con il computer dove noi abbiamo delle slide, ma una persona può fare questa presentazione anche senza queste slide. L'importante è che la guarda diverse volte affinché sia in grado di ripeterla vocalmente senza dover avere un computer davanti. Ok? Quindi la prima cosa si dà il benvenuto alle persone, quindi benvenuta e grazie per essere qua. Quello che avrai oggi è un trattamento viso con prodotti di alta qualità e riceverai un regalo a sorpresa. Quindi mettiamo i cellulari in modalità silenziosa, aspettiamo che la persona lo fa e gli spieghiamo cosa andiamo a utilizzare. Quindi oggi utilizzeremo delle creme che sono di altissima qualità, senza parabeni e senza solfati. Vanno bene per tutte le età, sia per uomo che per donne, per tutti i tipi di pelle e sono testati sull'uomo. Quindi la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo, quindi è importantissimo curarla e ha bisogno di certi nutrienti per essere curata al meglio, anche perché ci permette di mantenere la temperatura corporea, di far filtrare le tossine e via dicendo. Quindi ci servono le proteine, i grassi e diversi minerali. Adesso andremo a agire con le creme dall'esterno, perché ci sono gli agenti esterni come il sole, il vento, il freddo, la pioggia, che possono per esempio seccarla, irritarla o farla invecchiare più velocemente. Ma abbiamo anche gli effetti dall'interno, che sono magari, che ne so, una colazione troppo ricca di zuccheri o il consumo di alcolici, poco sonno o il fumo. Quindi non stiamo giudicando quanto sia giusto o quanto non sia giusto fare queste cose, semplicemente però è importante sapere che influenzano negativamente o positivamente il fatto che la nostra pelle rimanga di buona qualità. Quindi iniziamo prima di tutto con lo scrub, che aiuta a rimuovere le cellule morte, rendere così la pelle più luminosa e liscia. Quindi andremo a prendere il cotone. Io normalmente faccio vedere alla persona cosa deve fare. Quindi prendi due dischetti di cotone, ok? Li separi, uno lo immergi all'interno dell'acqua che noi abbiamo utilizzato. Questo ci permette di non gocciolare troppo, ok? Quindi lo strizzo bene, lo poggio sull'altro dischetto. Quindi ora mi metto la fascia così andremo ad agire anche sulla fronte. Vi faccio vedere come dovete spiegare alla persona che deve essere utilizzato. Benissimo, quindi andremo a mettere proprio una piccola noce sopra il dischetto bagnato, proprio le quantità sono bassissime, le vedete? Bene, andiamo ad agire in modo circolatorio sulle guance inizialmente, sul mento dove insistiamo in modo particolare, anche perché è il punto dove si annidano maggiormente le cellule morte. Idem sui bordi del naso. Ok. Andiamo in modo circolare anche sull'altra guancia, poi risaliamo sulle tempie e facciamo la fronte.
La persona, se è truccata, io normalmente non le dico di struccarsi, perché se in sede non ha l'acqua nel lavandino che le permette magari di sciacquarsi bene, per cui evito che gli vada magari la crema negli occhi, quindi anche nella parte inferiore, insisto ancora nella parte del naso. Poi chiediamo alla persona di guardare il cotone, perché anche se si è lavata bene il viso, noterà che le cellule morte rimangono sul cotone e chiaramente dà un effetto particolare alla persona, perché si rende conto che malgrado abbia il viso pulito, si troverà il cotone così sporco. Quindi gli diciamo di buttare il cotone, così non deve cambiare l'acqua. Ora prenderà un altro di cotone, lo immerge e inizierà a togliere i residui di sapone. Ok? Quindi facciamo vedere la slide dove la persona può vedere le caratteristiche. Quindi io gli dico semplicemente che toglie, c'è anche un errore nella slide, ho visto adesso, gli eccessi di sebo, trucco, sporcizia e smog. Non serve che diciamo nessun'altra cosa, perché comunque diciamo che la persona vedrà i risultati utilizzando i prodotti e niente di più di questo renderà consapevole che sono di qualità elevatissima. Bene, detto questo, noi possiamo avere un asciugamano piccolo. Io in questo caso userò il cotone, oppure una salviettina, uno Scottex per asciugare il viso, ok? In modo che la persona in questo momento può toccare il viso e mettere un voto sulla crema. Ok, quindi diremo alla persona: metti il voto sulla crema, cosa ne pensi? Ora andremo a detergere in profondità. Allora, questo normalmente io non lo utilizzo, a meno che una persona non abbia la pelle veramente con grandi imperfezioni e punti neri. Quindi semplicemente ne parlo spiegando che abbiamo degli scrub che sono molto più forti per persone che hanno problemi di pelle più importanti, che non sono il caso mio. Quindi metti il voto e passiamo alla maschera. Quindi questa è una maschera che aiuta a pulire e detergere, tonificare la pelle in profondità. Quindi non vi preoccupate, dico sempre se pizzica un po', perché il motivo è, vedete, ce ne vuole pochissima, il motivo è che deve chiaramente andare a lavorare in profondità. Quindi mettiamo la maschera in questo modo, spieghiamo alla persona che non deve assolutamente, ecco qua, non deve massaggiarla, la deve solo spalmare sul viso senza andare nel contorno occhi, che ha bisogno di creme specifiche differenti, e né nel contorno labbra, perché anche quello è un punto importante. Ora, io normalmente dico alla persona di andare a lavarsi le mani, ok? Io non lo farò in questo momento, utilizzerò il cotone, così non vado via dal video, per togliermi i residui di maschera. In questo momento io lascio agire la maschera, metto il timer per 8 minuti e dico alla persona: guarda, se ti fa piacere fare questa maschera, hai la possibilità di regalarla anche alle tue amiche. Quindi gli faccio osservare che qua ha dei posti liberi nel foglio dove mi mette nome e cognome, il numero di telefono della persona e chi è, cioè amica, zia, madre, via dicendo. Gli dico che la contatterò, che non sarò insistente, che le dico che lei gli sta regalando questo trattamento viso perché l'ha ricevuto da me, le ha fatto piacere e ha piacere di regalarlo anche a lei. Quindi in questi 8 minuti che la persona ha la maschera in posa, io aspetto che lei scriva. Quindi a volte la lascio anche tranquilla da sola e non la disturbo chiacchierando, perché se chiacchiero chiaramente lei non scrive i nomi. Quindi metto il timer nel telefono e gli metto una musichetta simpatica. Io per esempio ho messo questa, perché mi piace il latinoamericano, però se non avete la musica nel telefono non c'è nessun problema. È solo un momento che la persona si concentra e non sta a chiacchierare, ma fa quello che, diciamo, è lo scambio che gli chiediamo, cioè presentarci persone nuove. Ora, io non aspetterò chiaramente gli 8 minuti, quindi quando gli 8 minuti scadono, ringrazio la persona per i numeri che mi ha dato,
Le dico che adesso possiamo iniziare ad ammorbidire la maschera, quindi non andremo a toglierla subito, dobbiamo ammorbidire proprio il fatto che si è asciugata, quindi tamponiamo delicatamente il viso con il cotone bagnato. In questo modo avrà meno difficoltà a toglierla. Se una persona invece fa il trattamento viso a casa della persona, cosa che si può fare tranquillamente anche con un gruppo di amiche, allora in questo caso c'è il lavandino, magari la persona si sciacqua il viso e basta che fa il movimento circolare che non c'è problema. Quindi adesso io ho ammorbidito la maschera, che non si è neanche troppo asciugata, vado a strizzare lo straccio, quindi l'altro cotone che mi funge da straccetto, inizio a toglierla. Ok? Dico alla persona che può usare anche più di un dischetto di cotone perché non è che va via con una solo, eh? Magari ce ne vogliono due o tre. Se avete notato, non ho immerso il dischetto sporco, lo sto buttando ogni volta che lo uso, in modo che l'acqua non deve essere cambiata ogni volta. Ripeto, se poi la persona è a casa è diverso perché si sciacqua il viso nel bagno ed è tutto ok. Bene, adesso io non mi vedo perfettamente, però credo di averla tolta tutta. Bene, quindi anche qua date lo Scottex o un asciugamanino alla persona in modo che lei si asciuga il viso, che sente l'effetto che la maschera ha fatto sul suo viso e possa mettere il voto. Quindi la persona si tocca il viso quando è asciutto, ditegli di non sfregare così con l'asciugamano, ma di tamponarlo delicatamente in modo che si asciuga. Ok? Digli toccati la pelle, dimmi cosa osservi. Quindi ognuno vi dirà qualcosa. Accettate quello che vi dice, qualunque sia il commento della persona, senza ribattere. Niente, grazie dell'opinione. Ok, non vi offendete se capita magari su 10 persone che una la vedete che sembra un po' infastidita, non vi piace, perché è caratteriale. Ci sono persone che non ve la daranno mai la soddisfazione di dirvi che gli sono piaciute le creme, ma è una cosa caratteriale, quindi noi non ci mettiamo l'attenzione. Ora, detto questo, abbiamo spiegato che la maschera è purificante, ricca di argilla bentonite e migliora l'aspetto dei pori dopo soltanto uso. Per cui questo lo noterà il giorno dopo, quando a casa si laverà il viso e vedrà i pori della pelle che sono cambiati. Sembra quasi che si è messa al fondotinta. Quindi abbiamo detto che lasciamo in posa e che abbiamo richiesto alle persone i nominativi. Ora togliamo la maschera, che l'abbiamo già fatta, e andiamo a usare il tonico. Il tonico invece serve per richiudere i pori, perché adesso abbiamo aperto il poro, lo abbiamo pulito, lo dobbiamo richiudere. Quindi non possiamo mettere una crema idratante una volta che noi abbiamo fatto una maschera, perché sennò rischiamo di infiammare i pori. Quindi diamo tre rogate sul cotone e la persona picchietta delicatamente. Qua spiego alla persona, non preoccuparti se senti un leggero pizzicore. È più che normale perché sono i pori che si chiudono. Calcola che questo tonico non ha alcol o componenti chimici. Il profumo che senti è, e lo sente, profumo di mandarino. Quindi, oltre a rendere tonica la pelle, gli dà una bellissima profumazione. Lo lasciamo agire 30 secondi in modo che chiude bene i pori. Quindi delicatamente così, e mi toglie i residui di maschera. Questo per esempio è adatto anche agli uomini che si fanno la barba, perché chiude le micro lacerazioni che lascia la lametta quando taglia il pelo, che magari non sono visibili all'occhio, però ci sono, e quindi può irritare la pelle, si possono infiltrare dei batteri all'interno e la può irritare, cosa che succede spesso agli uomini. Invece questo, diciamo, chiude il poro e quindi è un ottimo vantaggio da questo punto di vista. Bene, quindi è senza alcol, dà profumo di mandarino, idrata e rinfresca. Non è necessario che diamo grandi spiegazioni, ripeto, proprio perché i prodotti sono di qualità eccellente e parlano da soli. Ora diciamo alla persona di scrivere il voto che darebbe a questo prodotto. Io qua non ho la crema contorno occhi. Se voi avete la crema contorno occhi,
gli spiegate che questa è una zona priva di ghiandole sebacee, cioè quelle che producono il grasso che mantengono la pelle morbida. Quindi si utilizzeranno i due anulari, nel caso la persona ha, chiaramente il membro ha questo contorno occhi, lo si mette un goccino negli anulari e si picchietta delicatamente dall'esterno verso l'interno. Ok? Così, in questo modo. Perché questa è una zona che va trattata molto delicatamente e nel giro di una settimana vediamo un grandissimo cambiamento nella zona contorno occhi. Per cui io normalmente faccio mettere il voto in questi contorno occhi solo se li faccio provare tutti e due, perché quando uno li mette entrambe, allora si vede la differenza. Per esempio, l'altro giorno ho messo quella rassodante, quella idratante a una persona che aveva le borse negli occhi, ma tempo 5 minuti si è accorta anche sua sorella che c'era questa particolarità, gli si era completamente schiarito l'occhio dove io avevo messo la crema, il gel rassodante. È stata una cosa proprio incredibile, molto evidente. Infatti la persona l'ha voluto comprare. Quindi anche qua chiediamo di mettere il risultato. Ora andremo a dare il tocco finale con la crema idratante, perché dobbiamo proteggere il viso adesso. Noi gli abbiamo tolto tutto quello strato di cellule morte, le abbiamo aperto i prugli, abbiamo richiusi, ora la dobbiamo proteggere. Quindi mettiamo una crema idratante. Questa è quella protezione 30, ok? Io normalmente utilizzo quella, che tra l'altro ci protegge dai raggi ultravioletti. Ce ne vuole proprio una erogata, è veramente, dura tantissimo. Non tratto il contorno occhi, lo spiego alla persona, perché ho già utilizzato il gel, per cui non serve, ok? Quindi massaggiare delicatamente, così la pelle anche ne beneficia a livello di circolazione, anche qua sotto il mento, perfetto. E chiediamo alla persona di mettere il voto anche su questa crema. Le spieghiamo che ce l'abbiamo sia nella versione per la protezione via UVB, sia senza, perché ci sono persone magari che utilizzano protezione 50 e quindi se preferiscono quel tipo di protezione magari la mettono entrambe, e allora l'altra crema che mette chiaramente la metterà senza. Tra l'altro questo prodotto migliora, raddoppia il livello di idratazione della pelle dopo solo 8 ore, una persona veramente se ne accorgerà il giorno dopo. Chiediamo di mettere il voto e diamo il tocco finale. Quindi spieghiamo che abbiamo i prodotti della linea all'aloe, che comprendono dallo shampoo, il bagno schiuma, il balsamo, il ristrutturante, e questa è la crema Mani e Corpo, che contiene burro di karité, che viene usato da secoli in Africa per idratare la pelle. È molto bella anche per le cuticole delle unghie. Io per esempio la faccio insistere alla persona soprattutto in quest'area che tende a seccarsi, soprattutto chi usa gli smalti, perché rende veramente le mani rinnovate. È veramente fantastica questa. Se è estate, io gli dico passalo anche sulle braccia, perché la persona farà questo gesto, perché a parte la profumazione che è fantastica, ma veramente ridà una idratazione a livello di pelle che è qualcosa di fantastico. Quindi la persona vede anche i prezzi, in modo che se c'è qualcosa che gli piace particolarmente e in quel momento la può prendere, magari ve la chieda direttamente. Spieghiamo che abbiamo anche la crema notte, che serve per ristrutturare mentre si sta dormendo, anche se non ce l'abbiamo da far provare, però è importante spiegare che abbiamo queste creme. Quindi, solo per aver partecipato, la persona riceve in omaggio una valutazione corporea. Ora, se chiaramente la persona che sta facendo il trattamento viso ha la bilancia o la possibilità di fare questo tipo di valutazione, lascerà questa slide, se no lo comunica al suo sponsor e questa viene tolta. Quindi, di cosa ci occupiamo come coach? E qua ci presentiamo al cliente o al potenziale cliente: aumentare le difese immunitarie, fabbisogno nutrizionale, energia, sport e prestazioni, e può diventare anche un'opportunità di lavoro. Io racconto un pezzettino della mia testimonianza. Quindi io ho iniziato a fare questa attività perché il mio datore di lavoro, il quinto mese di gravidanza, mi ha detto che dopo la gravidanza sarei dovuta rimanere a casa, quindi ho deciso di iniziare un lavoro che fosse solo mio e non mi desse più un datore di lavoro che mi potesse far sentire in quel modo. Per cui io cerco collaboratori all'interno dell'azienda che hanno un obiettivo
di indipendenza o semplicemente che vogliono integrare dai 2 ai 500 euro al mese o dai 1000 ai 1500 o addirittura diventare un imprenditore. Quindi spiego che abbiamo programmi nutrizionali che si possono utilizzare anche per avere tutti i valori a posto, e questa sono io che li ho utilizzati in gravidanza per avere ferro, calcio e acido folico, tutti nella norma per tutti i 9 mesi. Sono prodotti specifici per migliorare l'aspetto della pelle oppure per tonificare. Questa è una ragazza che era già in forma fisicamente, quindi li ha utilizzati per migliorare il tono del corpo, che può essere adatto anche per gli uomini. Abbiamo persone che li utilizzano per la perdita di peso, quindi qua ci sono persone che sono anche in sede, che una persona può conoscere. Qua è fino a 30 kg, ma abbiamo persone che hanno perso anche 40, 50, 60 kg e via dicendo. Oppure per l'aumento di peso. Infatti noi facciamo programmi personalizzati in base all'obiettivo della persona. Quindi il benessere del corpo dipende da una buona colazione, che molto spesso le persone saltano o introducono magari alimenti che sono ricchi di zuccheri o di grassi o cose che comunque non permettano alle cellule di riprodursi, e quindi la conseguenza può essere che sia la pelle ne risente, ma anche la struttura fisica, l'umore, per esempio, o il peso. Detto questo, spieghiamo che c'è la persona che può acquistare il kit 5 giorni, se per esempio una persona non lavora in sede. Adesso il costo del kit credo sia cambiato da 2 giorni, perché c'è stato un leggero aumento dei prezzi, quindi metterò il prezzo aggiornato. E se invece sono in sede, il costo è quello del kit settimanale, che è di circa 22 euro e qualcosa, ok? Quindi propongo questo, e se la persona accetta, la iscrivo subito. Alla fine del trattamento viso, di questa presentazione, chiedo alla persona se le interessa partecipare al fitness di gruppo gratuito, se collabora all'interno della sede. Se invece vuole avere informazioni su come può avere un'entrata extra, e sono scritte in fondo al foglio, sono delle domande importanti da fare alla fine del beauty, o se le farebbe piacere ricevere aggiornamenti sulle novità dell'azienda, in modo che io posso creare un gruppo dove inviando alla persona singolarmente proprio tutte le novità che ci possono essere sulle creme, sui prodotti e via dicendo. Se le farebbe piacere ricevere la prova gratuita, la prova settimanale, non è gratuita, quella da 22 euro, o se le è piaciuta una crema specifica, quale le è piaciuta, perché ho la possibilità di fornirgliela subito. Quindi normalmente se la persona è rimasta appassionata a qualche crema mi dirà magari, che ne so, mi è piaciuta la maschera, quanto costa, e se ce l'ha se la compra direttamente. Bene, questo diciamo a grandi linee come viene fatto un beauty. Se poi volete vedere come si fa effettivamente, vi consiglio di prendere un appuntamento col vostro coach di fiducia, di farlo in affiancamento con questa persona che ve lo fa vedere nella pratica. Intanto questo potete utilizzarlo tranquillamente come formazione personale, in modo che quando andrete a farlo voi sapete che linea dovete tenere, ok? Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto. Buona giornata!